Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di reti LAN e più precisamente parliamo di come capire qual è la velocità all'interno della nostra rete. Quindi non parliamo della velocità di internet, bensì parliamo della velocità di trasferimento dei dati all'interno dei dispositivi della nostra rete. Questo è molto utile per coloro che sono videogiocatori. Perché? Perché in questo modo riescono a capire quanto è veloce la connessione tra il router e la loro console. Fantastico. Di cosa abbiamo bisogno per fare questo test? Prima cosa, del software. Tutusoft LAN Speed Test. Come vedete qui a destra abbiamo il download sia per Windows che per Mac, quindi possiamo utilizzare qualsiasi tipo di computer. Oltre questo abbiamo bisogno ovviamente di due dispositivi collegati alla nostra rete. Che siano Windows o Mac non importa, l'importante è che uno di questi abbia una cartella in condivisione, perché questo software funziona in una maniera particolare. Lui va a leggere e a scrivere, quindi download e upload, in una cartella posizionata in un altro computer e verifica a che velocità riesce a leggere e a che velocità riesce a scrivere. Ma apriamo il software e guardiamolo un attimino. Come vedete, nella home del software troviamo alcune informazioni relative al nostro computer e poi lui ci chiede qual è la cartella in cui vogliamo andare a fare il test. Io precedentemente sono andato a condividere la cartella in un altro computer collegato via Wi-Fi, nella cartella del fritto misto dove ho messo i file del video del fritto misto alla piemontese fatto con cuorodicioccolato.it. Se non l'avete visto, andatevelo pure a vedere perché è veramente uno spettacolo di video. Vado a selezionare la cartella. E adesso posso partire con il test. Prima di partire dovete verificare una cosa, quale? Se volete capire qual è la vostra velocità via cavo, l'altro dispositivo deve essere collegato con il cavo. Non mi fate questo errore. In questo caso io andrò a vedere la velocità ibrida, quindi dal mio computer partirà il segnale col cavo, arriverà al router, il router sparerà al wifi e con il wifi andrà a scrivere all'interno dell'altro computer. Ora facciamo partire il test. Come vedete, in pochissimi secondi, anche perché è solo un mega, dopo pochi attimi, ci viene detta qual è la velocità in upload e qual è la velocità in download. Io nominalmente in questa rete ho 1000 megabit, eppure scrivo a 52 megabit e leggo, quindi in download, a 82 megabit. Perché? I motivi possono essere tanti e molti li abbiamo già trattati negli altri video. I cavi che sono della categoria sbagliata, nel mio caso non è così. Oppure le prese a muro che sono della categoria sbagliata e quindi fanno effetto collo di bottiglia, i cavi che sono danneggiati, nel mio caso che mi connetto con il wifi, le prestazioni del wifi, tra l'altro probabilmente nel mio caso è proprio questo il problema, perché come sapete i router che vengono forniti dal provider non hanno tutta questa gran performance nel wifi. Io ho Fastweb è un fantastico router, ma col wifi fa un pochettino di fatica. Quindi probabilmente il problema nasce da me proprio per il wifi, perché io sono convinto che tutti i collegamenti via cavo sono stati fatti bene perché li ho fatti io. Una volta che avete questi dati potete fare le vostre valutazioni, se collegare col cavo, se collegare senza cavo, potete valutare in base a quelle che sono le vostre necessità. Ovviamente alla fine del video, non voglio allungarlo troppo, vi dico solo un'ultima informazione, questo tipo di velocità è una velocità ottima per l'utilizzo normale, cioè se voi siete in casa anche in un piccolo ufficio con 7, 8, 10 computer, questa velocità è una velocità che va benissimo, non vi fa perdere tempo. Ovviamente se invece voi siete dei videogiocatori che giocate con giochi molto pesanti e avete bisogno di prestazionalità, allora è un altro discorso, oppure se siete in una grande azienda con tantissimi dispositivi di rete, allora è ancora un altro discorso, ma bisognerebbe fare altri test. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile. Se ci sono domande fatemele qui sotto nei commenti e se volete qualche video specifico su una questione legata alle reti, al networking, chiedetemelo qui sotto nei commenti e magari io riuscirò a farlo. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.